Il maltempo ha provocato la morte di quattro scalatori in Valtellina, precipitati in un crepaccio. Di età compresa fra i 46 e i 50 anni, si trovavano sul versante di Val Masino, dove in quel momento era in corso una bufera con neve, ghiaccio e pioggia, ed i soccorritori hanno avuto molte difficoltà per ritrovare i cadaveri. Il bilancio sarebbe stato peggiore se altri due scalatori avessero rinunciato alla salita. Milan e Napoli non perdono l'appuntamento con i 3 punti e raggiungono Roma e Juventus in testa alla classifica. Questi i verdetti dopo la prima giornata del campionato che si è conclusa ieri sera. I rossoneri di Inzaghi vincono in casa per 3-1 contro la Lazio, mentre gli azzurri di Benitez vincono al 92esimo a Genova contro i Grifoni per 2-1. Sorprendenti vittorie per Udinese e Cesena. Su Empoli 2-0, doppietta dell'intramontabile di Natale per i bianconeri, mentre di misura i romagnoli 1-0 al Parma. Il Palermo, convinto di vincere, viene beffato nel finale da una Samp in inferiorità numerica e Maidoma. Due le gare chiuse senza reti, Torino-Inter ed Atalanta-Verona. E da oggi si torna a parlare anche della nazionale di calcio, con l'impegno delle Neo CT Conte, prima con l'amichevole di Bari e poi per le qualificazioni agli Europei di Francia. Il cannibale Marc Márquez, dopo la parentesi di Brno, torna al successo al Silverstone in Inghilterra nel 12° appuntamento delle Motomondiali 2014. Ma la vittoria finale è stata incerta sino all'ultimo, con un irresistibile Jorge Lorenzo che è stato in testa a lungo, prima di subire il sorpasso a suon di sportellate, e poi chiude secondo. Benissimo Valentino Rossi, che lotta apertamente per la terza piazza, che sarà definitivamente sua, con Dovizioso che chiude ottimo quinto. Prossimo Gran Premio il 14 settembre a Misano per il Gran Premio di San Marino.